Eccoci in onda. A te la parola, Flora. Il microfono, il bello della diretta. Ok, e una l'abbiamo fatta. Buonasera a tutte e tutti, sono Flora De Carlo, oggi sono qui in veste come aderente alla rete Recare, ovvero la rete emergenza clima e ambiente di Reggio Emilia. A settembre 2019 c'è stata una dichiarazione, o meglio, un'accettazione in consiglio comunale di una mozione per la sottoscrizione della dichiarazione d'emergenza climatica, così come era avvenuto in altri comuni italiani, proprio per far fronte a quella che ormai è diventata una crisi ambientale globale evidente, che si ripercuote ovviamente anche nel nostro territorio. Un territorio che sappiamo è all'interno, nel contesto della pianura padana, che come sappiamo tutti è morfologicamente una stanza dalle finestre chiuse. Questo è un fattore che, insieme a molte altre motivazioni e fattori, determina una qualità dell'aria che è tra le peggiori, tra la più inquinata d'Europa. Questa dichiarazione di emergenza climatica in realtà non è mai effettivamente avvenuta ufficialmente, così come la progettualità e anche tutte le riqualificazioni urbane o anche industriali che ci sono nel nostro territorio non fanno seguito ad una gestione di quella che appunto è un'emergenza e che per definizione come tale dovrebbe essere gestita prioritariamente rispetto a tutti gli altri temi. Ma fanno seguito tutto ciò che viene stabilito sia a livello urbanistico che economico in città, fa spesso seguito a delle progettualità ventennali, oramai anacronistiche, che ovviamente non rispondono più a delle esigenze sociali, ambientali, sanitarie che ci sono ormai nel 2020. Ecco perché alcune associazioni ambientaliste del territorio hanno voluto unire energie, forze, competenze per poter portare a Reggio, tenere a Reggio sempre alti i temi ambientali anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione sia dei cittadini che degli amministratori locali. La rete per l'emergenza clima e ambiente Reggio Emilia non è stata ancora presentata ufficialmente, lo faremo prossimamente, però gli avvenimenti delle ultime settimane ci hanno fatto decidere di cogliere un po' anche l'occasione di fare una chiacchierata con il professor Angelo Tartaglia, che ringrazio di essere qui questa sera con noi, un po' per sviscerare un tema che ricorre spesso a Reggio Emilia, quello del conflitto tra le decisioni economiche e il benessere della collettività. In questo caso, quello di cui in particolare parliamo oggi è il tema dell'installazione di un impianto nel territorio di Gavassa, proprio vicino a quello che è già un controverso mega impianto a biogas di Iren, di un'industria per la produzione di macchine elettriche, autovetture elettriche di lusso dell'impresa sinoamericana Silk Fuel. Io però mi fermo già qui perché l'introduzione al tema la passo direttamente al nostro Francesco Fantuzzi, che di Reggio Città Aperta, anche lui aderente alla rete Emergenza Clima Reggio Emilia, che farà sia presentazione del tema che del nostro gradito ospite. Ringrazio tutti quanti e vi ricordo in postilla che se ci dovesse essere del tempo, una volta finite le nostre domande al professor Tartaglia, se qualcuno volesse fare qualche domanda o comunque stimolare un dibattito, può farlo scrivendo appositamente nella sezione commenti della piattaforma. Vi ringrazio, Francesco, a te la parola e buon proseguimento a tutte e tutti. Ringrazio io Flora. Prendo la parola intanto per presentare appunto l'ospite di questa sera, che lo voglio ricordare, anche se non è la prima volta che lo dico, ma visto che stasera abbiamo persone che lo ascoltano per la prima volta, abbiamo davvero una delle personalità più brillanti nell'universo, appunto, di tutte le figure che sul nostro territorio si occupano non soltanto di ambiente, ma più in generale del tema del cambiamento climatico, che sanno dare una lettura e un collegamento appunto a quelli che sono i temi legati all'economia e all'attualità. Stiamo parlando appunto del professor Angelo Tartaglia, senior professor al Politecnico di Torino, membro dell'Istituto di Astrofisica e soprattutto, questo lo voglio ricordare con molto piacere, autore del libro Clima, lettera di un fisico alla politica.
Perché cito questo libro? Perché se chi ci sta ascoltando vuole farsi un'idea semplice e chiara di quelle che sono le implicazioni e i collegamenti tra il cambiamento climatico e le attività antropiche, sicuramente troverà in questo libro un modo estremamente semplice e chiaro, appunto, e la possibilità di comprendere tutta una serie di fenomeni che altrimenti difficilmente vengono affrontati dall'informazione tradizionale. Quindi in periodo di pandemia, tra l'altro, è ancora più efficace proprio questo strumento per comprendere questi fenomeni che altrimenti davvero rischiamo di non riuscire a sviscerare nel modo giusto. Quindi vi ricordo, lo faremo magari anche alla fine, clima, lettera di un fisico alla politica. La mia sarà un'introduzione estremamente breve, perché naturalmente questa è un'intervista che facciamo al professore. Ci terrei però a fare qualche osservazione introduttiva, se non altro per inquadrare appunto il tema, da un punto di vista, come dire, intanto di lettura proprio di quello che è accaduto quando è stato dato questo annuncio di questa joint venture Silk FAO, sino americana, con qualche implicazione però anche offshore a quanto pare, ma non ci intratterremo tanto sulla questione appunto della provenienza dei capitali, anche se questo naturalmente merita un approfondimento specifico. La questione che volevamo provare a intanto ecco, ad analizzare, a sottoporre al professore è a Reggio Emilia è stato un coro unanime di plaudenti. Nessuno ha messo, salvo qualche davvero rara eccezione, ha osato mettere in discussione magari anche singole parti di questo progetto, i cui contorni tra l'altro non sono ancora così ben definiti. Ma è stato appunto un coro unanime, stavo dicendo, che ha investito naturalmente le categorie imprenditoriali, ma i sindacati lo hanno appunto visto pur con qualche piccola domanda con estremo favore, la politica, lo dico proprio in un modo estremamente chiaro, è apparsa piuttosto prona e piuttosto acritica anche. Quello che ci permettiamo così di osservare, magari facendo vedere anche qualche immagine per capire di cosa stiamo parlando senza entrare troppo nel dettaglio tecnico, perché non ho la competenza, perché appunto chi mi seguirà potrà fare molto meglio di me. Però è chiaro che qualche buona domanda sarebbe stato il modo corretto di approcciarsi a una problematica così importante, con un impatto così rilevante, guarda caso proprio di fianco a un altro impianto che sta nascendo, che ha suscitato, come saprete, un sacco di polemiche, naturalmente anche di contestazioni, viste le probabili conseguenze ambientali, se non certe, che è quello del biogas, perché di fatto parliamo proprio dei terreni limitrofi. Allora, la prima osservazione è stata proprio come mai tutti sono d'accordo, come mai nessuno si è fatto qualche buona domanda sul fatto che non si conoscono i contenuti economici di questo accordo. Non è noto a oggi se l'impegno di questa joint venture sarà comunque di fermarsi per un numero minimo di anni o se dovessero cambiare le condizioni economiche, cerco di essere estremamente chiaro, ovvero se il costo del lavoro da qualche altra parte del mondo fosse più basso, questa joint venture poi ha la possibilità di spostarsi o ci sono dei limiti e dei vincoli di fronte alla possibilità di investire in Reggio Emilia? Non abbiamo avuto risposta. Si è parlato, e su questo il sindacato, ahimè, è apparso piuttosto deludente, almeno in questa prima fase, della possibilità della buona occupazione, quindi termini come ripartenza, come opportunità di investimento. Si è parlato di 1.000 o 1.500 posti di lavoro, ma non si è specificato se queste assunzioni avverranno sul territorio, di quali qualifiche professionali appunto si tratterà, se si tratterà di fare venire persone che saranno probabilmente in realtà selezionate da altre parti della multinazionale, e quindi anche su questo nessun impegno stringente, tutti semplicemente d'accordo. Ma di cosa stiamo parlando? Lo dico davvero in termini molto brevi perché non voglio togliere il tempo naturalmente alle domande che faremo al professore, però ci tengo a farvi vedere un paio di cose proprio per farvi riflettere anche sul fatto se questo coro effettivamente sia corretto oppure se qualche buona domanda sia il caso di farsela. Noi appunto crediamo di sì. Vi faccio vedere la prima immagine. Noi stiamo parlando, spero che si veda appunto di questo terreno. Come vedete, si tratta di un terreno in prossimità dell'autostrada, quella che vedete in basso appunto è l'autostrada 1, ed è infatti in previsione anche la costruzione di un casello autostradale. Quindi una domanda che sarebbe stata opportuna, che naturalmente gireremo anche al professore, è: ma a fronte di un progetto che prevede comunque la mobilità in entrata e in uscita esclusivamente attraverso il traffico individuale su gomma e che si legherà tra l'altro a quell'altra attività che probabilmente porterà un movimento di rifiuti organici enorme nei prossimi anni,
era proprio questa l'unica soluzione, e quindi stiamo parlando comunque di un terreno in prossimità di un'autostrada, ma soprattutto, come potete vedere oggi, questo attualmente è un terreno verde e terreno vergine. Cosa ha fatto il comune di Reggio Emilia invece? Su questo vogliamo davvero essere molto chiari, con il rispetto sempre però dovuto. Però il comune di Reggio Emilia, e ve lo sto facendo vedere ora, spero si veda, ha dichiarato sul proprio sito, oltre che appunto informare in pompa magna la cittadinanza dell'investimento, del matrimonio che addirittura potrebbe portare a Reggio Emilia il Nobel per la pace, parole del sindaco Luca Vecchi, perché ha messo d'accordo americani e cinesi. Purtroppo è tutto vero quello che vi sto dicendo, ma la cosa interessante che trovate appunto all'interno del sito del comune, andate pure alla riga 5, si dice che nascerà appunto in quel luogo un futuristico centro produttivo e di innovazione secondo parametri ecologici e, udite udite, tenetevi forte, senza nuovo consumo di suolo. Un'area tra l'altro non certo insignificante perché parliamo di 320.000 metri quadrati. Allora, fare affermazioni di questo genere, quando in realtà, come abbiamo visto, questa è un'area tutt'oggi verde, ci sono dei piani urbanistici che, ahinoi, ne consentono la trasformazione, ma a tutt'oggi la situazione è questa, crediamo che non sia un modo corretto, lo diciamo con molta franchezza, di fare informazione. Vi do solo un ultimo stimolo, e prima di passare appunto con la prima domanda la parola al professore, vi farei vedere anche questo articolo che ho trovato su internet, un articolo di quattro ruote, che non è certamente una rivista ambientalista, oppure è contraria, come dire, a prescindere dagli investimenti che portano, come potete vedere anche dalle pubblicità che si trovano sul sito, sicuramente c'è molto interesse per l'elettrico. Quattro ruote, il 30 di aprile, affermava che, oltre a dare la notizia che probabilmente l'investimento sarebbe stato fatto, questo insediamento sarebbe avvenuto almeno, aggiungo io, all'interno della famosa area delle ex Reggiane, che per chi non è di Reggio Emilia è un'area dismessa piuttosto importante e piuttosto ampia, in prossimità tra l'altro della stazione ferroviaria. Come vedete, il giornalista, riteniamo che un giornalista di quattro ruote avesse dei motivi per essere abbastanza ben informato, dava pressoché per certo un investimento in quell'area. Ora, ritorno in diretta e tolgo appunto tutte le condivisioni. Quello che, ecco, spero che si veda di nuovo, eccoci qua, quello che ci ha molto stupito, e così passerò naturalmente poi alla prima domanda, è stato il fatto che nessuno dei politici locali, il presidente della regione Bonaccini, il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, abbia valutato la possibilità, se proprio questo investimento si deve fare, personalmente ci permettiamo di esprimere dei dubbi, di trovare almeno delle soluzioni alternative che non impattassero su un suolo già fortemente eroso dalla speculazione edilizia e che temiamo anche con i nuovi piani urbanistici che continuano a rimandare il problema, perché l'azzeramento del suolo sarà nel 2050 nel comune di Reggio Emilia, questi sono dati del Tinoco Pugno, rischia naturalmente di creare una situazione ambientale molto impegnativa. Tutto questo per dire che purtroppo i plaudenti non hanno considerato, come al solito, i possibili costi sociali e ambientali di un investimento come questo, ma si sono limitati appunto ad applaudire, come ahimè troppo spesso accade in questo paese. Al professore, che naturalmente non ha potuto fare un bilancio energetico dettagliato, perché molte delle notizie in realtà sono trapelate dalla stampa o dal sito del comune, che abbiamo visto appunto fatto quelle affermazioni piuttosto singolari. Non abbiamo quindi il dettaglio né del piano industriale, non possiamo provare a fare un bilancio energetico, che sarebbe stato interessante proprio perché lui ha questo tipo di competenza per farci capire effettivamente se conviene fare un investimento di questo genere o no, anche dal punto di vista ambientale e della produzione di tutta una serie naturalmente di questioni, come soprattutto quella della CO2. Quindi per ora non lo possiamo fare, ma lo inviteremo presto per un dibattito pubblico, chiamando magari appunto il sindaco, chiamando l'assessore alla rigenerazione, come ama definirsi, qualche magari imprenditore e qualche sindacalista per approfondire la questione. Per ora dobbiamo limitarci a fargli sostanzialmente tre domande che si basano sullo stato dell'arte, sul quadro informativo di cui siamo in possesso. E la prima domanda, appunto, gliela faccio subito, così finalmente gli do la parola. È una domanda che noi ci siamo posti diverse volte con questi mesi di discussione, ovvero quando si parla di green, che è una parola che non uso a caso, applicata alla mobilità, si pensa subito alla conversione in elettrico delle auto.
Quello che ti chiederemo appunto, Angelo, è che se nell'immaginario, in un mondo immaginario ecologico, ogni famiglia dovrebbe semplicemente sostituire la propria auto all'energia fossile con un'auto elettrica. Questa, dal tuo punto di vista, è la soluzione? È una soluzione efficace o abbiamo bisogno di capire qualcosa di più? A te la parola. Grazie, buonasera. L'argomento è molto, molto, diciamo, caldo in questa fase perché tutti parlano dell'elettrico come la soluzione di tutti i mali. Allora, io adesso provo anche a condividere un attimo lo schermo, tanto per avere qualche. Allora. Se riesco a trovare la parte giusta. Beh, questa serve come sfondo, se la vedete, conferma quanto abbiamo già notato, sentito prima, cioè questa è la pianura padana vista in una giornata serena in assenza di vento. Come vedete, è polvere e inquinanti diversi. Tutta questa polvere, questa condizione deriva da tante cose diverse, ma deriva dalle condizioni in cui è il suolo e deriva dal traffico stradale essenzialmente. Ora è bene tenere presente questo sfondo e passo viceversa al problema diciamo dell'elettrico, ma c'è la questione che è intrigante del consumo di suolo, che forse richiede un commento immediato. Questi sono dati misurati, pubblicati ufficialmente. In Italia il consumo di suolo continua al ritmo di 2 metri quadri al secondo. Questa è la regione Emilia, e questa è la regione Emilia dal 2012 al 2019. Quelli che vedete non è la quantità di suolo che viene impermeabilizzato ogni anno, ma è la quantità aggiuntiva rispetto a quelle dell'anno prima. Il primo gradino più alto è perché è diviso su alcuni anni, ecco, gli altri sono anno per anno. E la successiva diapositiva che possiamo vedere è Reggio Emilia. Ora, il fatto che sia stato detto che non c'è consumo di suolo è molto interessante perché, come vedete, dal 2012 al 2019, queste sono la quantità di suolo che non è più impermeabile, diciamo, ogni anno, qui non è più incrementale, e è un andamento decisamente crescente. Dopodiché è difficile immaginare come una situazione che è verde, come quella che si intravede lì, possa effettivamente essere considerata come non a consumo di suolo. Il guaio è che la natura non sa leggere i piani regolatori, disgraziatamente. Quindi, se io su un piano regolatore scrivo area industriale per N anni, però lì c'è un prato, dal punto di vista della natura lì c'è un prato. E questo dettaglio sfugge molto alla politica e agli amministratori. Ma gli effetti climatici sono legati alla reale natura del suolo, non a cosa c'è scritto nel piano regolatore. Bene, vengo alla questione dei veicoli elettrici per non. Allora, noi abbiamo un problema con la mobilità in Italia e in tutto, non solo in Italia, diciamo, nel senso che i trasporti hanno un peso notevolissimo su quello che è il consumo di energia e su quella che è la produzione di clima alteranti che vengono diffusi nell'atmosfera. Le automobili sono responsabili per un buon 70% di questo effetto. Dopodiché l'idea semplice di dire: ah, vabbè, ma se quello è il problema, noi passiamo ai veicoli elettrici. Ora, il discorso qual è? Che se noi immaginiamo di non cambiare il modello di trasporto e di convertire tutto all'elettrico, la risposta è: sono la soluzione dei veicoli elettrici? No. No perché? Perché l'energia elettrica deve essere ovviamente prodotta da fonti rinnovabili, altrimenti diventa un po' un imbroglio. E per riuscire a coprire diciamo, il fabbisogno di energia per il trasporto degli autovetture attuali e degli autoveicoli su strada, occorrerebbe una produzione di energia da rinnovabili che è 4 volte quella totale prodotta nel 2019. E naturalmente queste 4 volte 2019
2019 dovrebbe essere destinato solo ed esclusivamente al trasporto elettrico su strada. Attualmente quello che è stato prodotto nel 2019 era destinato a molte altre applicazioni, ma non al trasporto su strada. Quindi in realtà ci vuole una quantità allucinante di impianti dedicati solo ad alimentare il trasporto elettrico. D'altra parte, la produzione di veicoli elettrici richiede anche, a parità di altre condizioni, un apporto più cospicuo che nei veicoli tradizionali di risorse primarie, diciamo così, rare, no? Per batterie e magneti, cose come indio, praseodimio e cose di questo genere, che sono risorse non rinnovabili o scarsamente riciclabili, che producono danni ambientali cospicui dove vengono estratte. E inoltre questo problema si pone anche a fine vita dei veicoli, perché lo smaltimento dei veicoli elettrici, per quanto riguarda soprattutto batterie e il sistema, diciamo, dei magneti, è una cosa non banale, tutt'altro che banale. Io aggiungerei una cosa, quello che ho visto però, noi non stiamo parlando di fare veicoli elettrici e di risolvere il problema della mobilità nazionale attraverso dei veicoli elettrici, stiamo parlando di una fabbrica che produrrebbe veicoli elettrici di lusso destinati a un mercato che prevalentemente è quello cinese oppure comunque quello del lusso internazionale. Ora, al riguardo è difficile immaginare che questo tipo di impianto possa risolvere i problemi di impatto ambientale, di inquinamento che si hanno nella pianura padana o in Italia in generale. Il lusso per definizione è la produzione dell'inutile, se no che lusso è, se si produce l'utile o il necessario, ed è anche l'esaltazione dello spreco per definizione, spreco che viene realizzato a partire da risorse primarie che non sono rinnovabili. Si evidenziano le differenze, e le differenze che vengono evidenziate e intensificate sono quelle sociali ed economiche. L'occupazione, si parla tanto di occupazione. Ora, se noi prendiamo Versailles, la reggia di Versailles, fino nel 600, inizi del 700, tempo di Re Sole, c'erano, dico migliaia, sicuramente come minimo un migliaio di addetti a mantenere in funzione la reggia, quindi dava un sacco di occupazione la reggia di Versailles. Chissà perché una settantina di anni dopo però i vari rivoluzionari non hanno pensato che quel modello economico fosse quello da perseguire per salvaguardare l'occupazione. Il sistema basato su quel tipo di produzione è un sistema che non solo evidenzia le differenze, ma le intensifica e le rende più marcate decisamente. Il fatto che queste vetture siano di lusso, tra l'altro, mette in evidenza un'altra contraddizione. Chissà per quale motivo le auto elettriche, questo vale anche per quelle non qualificate di lusso, devono avere una potenza superiore a quelle ordinarie. Nel caso del lusso si va da alcuni centinaia di cavalli fino a più di 1000 cavalli, vapori, insomma cavalli motori equivalenti. Che senso ha? Che bisogno c'è? Un'autovettura, diciamo, ordinaria è sotto i 100 cavalli, quelle un po' performanti sono sopra i 100, ma insomma tra i 100 e i 200. Perché diavolo queste auto qui, che sono meccanicamente più semplici di quelle dei motori a scoppio, con volumi occupati dal motore più piccoli, chissà perché devono avere una potenza che è molto ma molto superiore, facendo così in modo che il consumo di energia elettrica, sì elettrica, è necessariamente superiore a quanto sarebbe necessario per andare in giro come si fa adesso, però con una fonte diversa. Mi sembra che mettendo insieme tutte queste cose, l'idea di perseguire questa strada sia decisamente una follia. E per ora mi fermo qui. Allora, grazie. Sentite, spero, perché ho avuto qualche problema di connessione, ma ci sono. Vero Francesco? Sì, sì. Sentiamo bene. Sì, ok, sì. Perfetto. Allora, grazie intanto, perché questo suo intervento in realtà ha già risposto a molti dibattiti che abbiamo fatto in questo periodo, sia all'interno dei comitati, delle varie associazioni, sia li abbiamo posti anche
sul piatto, ecco, anche alla cittadinanza. Per cui, insomma, sono delle riflessioni che speravamo proprio venissero fuori. Parto già con una seconda domanda, in modo che insomma, ci avviamo, poi vediamo se riusciamo anche a introdurre anche qualche domanda dal pubblico. Quello che le chiedo è quanto e in che modo il cambiamento climatico è influenzato, tra le altre cose, dal consumo di suolo. Lei ce ne ha fatto un accenno, però insomma, se può presentarci dei dati su realtà anche analoghe alla nostra, tanto per farci concretamente rendere conto. Sì. Anche perché c'è da dire che non tutti hanno capito che, ad esempio, il suolo che verrà occupato, che dovrebbe essere occupato da questa fabbrica, molti pensano che sia già cementificato, che non sia un suolo vergine, perché qualcuno forse ha capito che edificabile sia uguale ad edificato. In realtà sappiamo che la destinazione d'uso è quella dell'edificazione, ma in realtà noi attualmente abbiamo un meraviglioso prato di alta qualità. Sì, infatti questo è uno dei Grazie. problemi, tra giocare con le commedie umane, no, in cui ci sono le convenzioni e così via, e avere a che fare col sistema climatico della natura. Come ho detto prima, la natura non sa leggere i piani regolatori, non legge le mozioni che si approvano nei consigli comunali o nei parlamenti, non guarda le leggi, ma se, o meglio, segue delle leggi che non sono scritte nei parlamenti, sono quelle fisiche. Allora, vediamo un attimo cos'è, che influenza può avere tutto questo sul clima. Diciamo che in realtà riuscire ad introdurre delle valutazioni quantitative è parecchio, parecchio complesso. Scusate, qui vedo solo di andare avanti. Mi si è incantata la presentazione, non pre no, vediamo di proseguire in qualche modo. Non è indispensabile comunque. Eventualmente, se vuoi provare a uscire e a ricondividere, non so se in questi casi, se no, procedi pure. Ma direi che adesso tolgo la condivisione perché le cose si dicono benissimo anche, diciamo, a voce, non è che ci siano dei grandi grafici che risolvono il problema. Diciamo che allora, per poter introdurre delle valutazioni numeriche bisogna avere a disposizione una quantità di informazioni che sono tipiche caratteristiche del luogo e questo quindi richiederebbe degli studi ad hoc. Diciamo dal punto di vista generale, che cosa possiamo osservare? Il suolo ha molte funzioni dal punto di vista della meteorologia locale e del clima. Per quanto riguarda il clima, c'è il fatto che i suoli coperti da vegetazione, beh, non parliamo di foreste, ma parliamo pure anche soltanto di un prato, del prato, ecco, i suoli hanno un contenuto organico, che può essere più o meno rilevante. L'agricoltura ha già dato dei grossi colpi, l'agricoltura fatta con gli integratori di origine dal petrolio, tra l'altro, e così via, perché riduce la carica organica contenuta nei suoli. Cionondimeno, lo spessore di suolo che contiene dell'organico è una sorta di tampone, nel senso che assorbe l'anidride carbonica e la converte in composti carbonati organici che rimangono nel suolo. Scusate, qui ci sono un po' di disturbi. Allora, diciamo che quindi se noi compromettiamo il suolo, stiamo eliminando una funzione che è di equilibrio parziale con l'atmosfera, uno scambio di CO2 con l'atmosfera. Il suolo ha un'importanza notevole per quanto riguarda il flusso idrico. Il suolo in effetti funziona un po' come una spugna se non è coperto da cemento e quindi è un elemento di ritardo per quanto riguarda gli effetti delle precipitazioni. Se io ho una spugna, diciamo così, e piove tantissimo, la spugna si imbeve e poi rilascerà l'acqua progressivamente, parte in falda e parte sui corsi d'acqua superficiali. Se il suolo invece è impermeabilizzato, quando piove l'acqua finisce nei canali di raccolta, i quali sono di solito dimensionati per eventi, come dire, ordinari.
Ma il mutamento climatico in atto sta rendendo molto più frequenti gli eventi estremi. Gli eventi estremi fanno sì che nella pianura padana, ma non solo in quella, globalmente piova di meno, globalmente, ma quando piove, piove tantissimo, cioè in poco tempo viene moltissima acqua. Risultato, se il suolo non aiuta a ritardare l'effetto, si ha l'inondazione e con tutte le conseguenze del caso. Un altro problema comunque è che se uno riuscisse, oltre al suolo coperto di erba, avesse anche degli alberi che non guasta, questi sono dei modi ulteriori di sequestrare la CO2, quindi toglierla dall'atmosfera. C'è qualche commento da fare anche qui perché anche sugli alberi si hanno idee miracolose o miracolistiche a volte, però la funzione ce l'hanno e il suolo coperto da vegetazione ha un ruolo sulla meteorologia locale perché ha anche modifica in qualche modo la capacità di assorbimento o rilancio della radiazione solare che è in arrivo. Il suolo tende ad assorbire la radiazione e tende a rilasciare vapore acqueo se non siamo in regime in zona desertica. Se io ho del cemento, invece no, io rinvio verso l'alto la radiazione che arriva in buona parte e non rilascio certo vapore acqueo. Quindi, in definitiva, rendo più sensibile l'ambiente a quelle che sono le ondate di calore, per esempio. Anche qui è una funzione di mitigazione che un ambiente basato su suoli che sono coperti da vegetazione è una mitigazione che viene meno. Quindi l'effetto sicuramente c'è. Questo per quanto riguarda l'effetto locale. L'effetto globale, l'ho già detto prima, io do un contributo ulteriore al rilascio di CO2 nell'atmosfera, c'è poco da fare. Se io ho un suolo, a parte il fatto che il cemento come tale di per sé è un emettitore di CO2 quando viene fatto, per ogni chilo di cemento prodotto c'è 1,2 kg di CO2 che viene rilasciato in atmosfera, punto. Quindi coloro che vogliono il rilancio, e il rilancio è fatto di cantieri, i cantieri più grandi possibile, stanno chiedendo di immettere CO2 aggiuntiva in atmosfera. La realtà è che questo tipo di soggetti, non è che non ci creda, perché oggi ci sono due personalità, non si può non credere al mutamento climatico, tutti i giorni vediamo. Non è che non ci creda, però in pratica non ci crede, cioè in definitiva è prigioniero dell'oggi, dell'immediato. Domani arriverà Mago Merlino che risolverà le cose. Allora, per chi ragiona sull'immediato, non vale la questione della reggia di Versailles, non vale la questione del rilascio di CO2 da parte dei suoli, non vale nulla. Ecco, è la cecità assoluta nel guardarsi la punta dei piedi e limitarsi a questo. Grazie, devo dire che è preciso e puntuale, di questo la ringrazio. Sì, molto interessante. Comunque ci ha dato una visione ovviamente completa anche riguardo appunto l'essenzialità di questi territori. Le faccio un'altra domanda riguardo il tema della compensazione, perché è, diciamo, arrivato un po' anche in merito all'impianto Forsu, che verrà l'impianto, il mega impianto a biometano che verrà fatto sempre nel territorio di Gavassa. Sono state approntate tutti i provvedimenti di compensazione. Quindi io le chiedo anche questo: cosa ne pensa della compensazione come misura su cui si ricorre, diciamo, per controbilanciare tutti questi interventi che determinano il consumo di risorse? Può essere una soluzione ecologicamente efficiente per raggiungere un compromesso tra la necessità del mercato ed emergenza ambientale? E la risposta è di nuovo no, ma basta un ragionamento elementare, soltanto che i ragionamenti elementari sono quelli che non vengono graditi di solito. E mi spiego. Allora, se io immagino un sistema in crescita e tutti i fautori dei nuovi impianti, dei nuovi stabilimenti, dei nuovi mercati, dei nuovi prodotti chiedono la crescita. Se io ho un sistema in crescita, non c'è nessuna compensazione che possa star dietro all'aumento di immissioni di anidride carbonica in atmosfera. Io posso riuscire a pormi il problema di compensare ambientalmente delle emissioni soltanto se queste emissioni sono stabili, costanti.
se io riesco a ridurre le emissioni, il carico di cui devo farmi, a cui devo pensare per compensarlo si riduce a sua volta. Allora, al riguardo, la mitologia, uno è che se io accetto di, diciamo, contenere la crescita e quindi immaginare un sistema che funziona in condizioni stazionarie, se ne può ragionare. Ma se ne può ragionare, il che non vuol dire che sia davvero possibile avere attività che sono climalteranti e dall'altra parte altre che compensano in maniera complessiva totale quello che è l'effetto delle prime. Mi spiego. Un'idea è per esempio gli alberi. Gli alberi sono ovviamente da piantare e il discorso qual è? L'albero prende CO2 dall'atmosfera, la converte in legno, in materia organica e libera ossigeno. Perfetto. E questo lo fa durante la fase vegetativa, diciamo, non d'inverno, ma le fabbriche lavorano anche d'inverno. Comunque sia, questo meccanismo è un meccanismo, se uno pensa un attimo, che funziona se io ho a che fare con un bosco o addirittura una foresta che sta crescendo. Cioè, pianto gli alberi, questi crescono per 20 o 30 anni, tirano via in maniera netta e visibile CO2 dall'atmosfera e la convertono in legno. Se io arrivo in condizioni stazionarie, ho un grande bosco, una grande foresta, in equilibrio, il meccanismo non funziona più. Io ho sequestrato una grande quantità di CO2 nel legname e nello strato superficiale del suolo su cui gli alberi sono nati e cresciuti. Benissimo. Però poi è una condizione stazionaria, nel senso che sì, gli alberi continuano a crescere in teoria all'infinito, ma sempre più lentamente. Ma c'è un ciclo naturale perché ci saranno alberi che muoiono, altri che nascono, eccetera, eccetera. L'unico meccanismo che continua a funzionare è quello delle foglie nell'emisfero, nella zona temperata funziona. Allora le foglie chiaramente sono delle cose che sottraggono carbonio all'atmosfera, lo mettono nel tessuto della foglia che svolge il suo ruolo. In autunno le foglie cadono, l'anno 21 ne nascono di nuove. Se io non ho la dabbenaggine di bruciare le foglie morte, ma le lascio nel terreno, questo meccanismo continua a sottrarre CO2 dall'atmosfera. Però è ovvio che la misura è molto più ridotta di quanto non sia quella che uno si aspetta dall'albero che cresce, perché con l'albero il meccanismo non funziona. Se siamo in condizioni stazionarie, restiamo in condizioni stazionarie. Poi, se io faccio due conti e io valuto quanta CO2 viene liberata dal sistema di trasporti in questo momento in Italia, e dico va bene, ma io pianto alberi in maniera tale da compensare. Bene, il numero che viene fuori è che io devo piantare circa 1.300.000 alberi all'anno però. Non che io pianto 1.300.000 alberi, che è già un bel numero, e con questo, no, ogni anno, se devo compensare, diciamo, quello che è la produzione di CO2 dal trasporto di quell'anno, devo piantare un altro 1.300.000 alberi. Mi sembra che non funzioni molto. Allora, o si accetta la stabilizzazione del sistema, che permette di innestare un meccanismo circolare, e allora ci si può permettere anche qualche attività che libera CO2 in presenza di altre attività che la sequestrano, o se no il meccanismo non funziona, e di nuovo è credere nelle favole, nei miracoli. Sì, anche perché a me in realtà viene anche da pensare, dovremmo veramente trovare dei meccanismi, non so se mi sentite perché ho sempre il problema del suono, dovremmo trovare veramente dei meccanismi di economia circolare in qualche modo, perché noi siamo comunque in un sistema finito. Mi viene da dire che se andiamo ad occupare tutto il suolo che c'è e anche Reggio Emilia prima o poi avrà il suolo completamente esaurito, ovviamente mi chiedo come riusciamo a compensare all'infinito. E No, anche il consumo di suolo non si compensa, dico io, eh. La compensazione di cui parlavo un attimo fa è smettiamo di consumare suolo. E nelle dichiarazioni ufficiali tutti dicono sì, bisogna fermare, blah, 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 ma bisogna fermarlo davvero. Smettiamo di consumare suolo. Il suolo che c'è lo destiniamo ad attività che sono agricole o di riforestazione.
Le attività agricole vanno anche quelle sottoposte a valutazione critica, perché con l'agricoltura di sfruttamento che noi abbiamo, i suoli si impoveriscono, eccetera, eccetera, eccetera. Ci vuole un ragionamento, una rilettura, diciamo, dell'approccio alla produzione di cibo attraverso l'agricoltura. Comunque, ripeto, neanche un millimetro quadrato di suolo in meno di quello che c'è adesso. D'altra parte siamo in emergenza, la dice la parola, quindi Certo. non si può. Allora, se ci sono domande, perché intanto vorremmo dare un po' di spazio anche a commenti, domande dal pubblico. Francesco, io non le vedo adesso, tu Sì, hai sotto mano. le posso vedere io, Flora. Lo faccio sicuramente con piacere. Intanto devo ringraziare il Tartaglia, che come sempre ha fatto veramente un ottimo lavoro, estremamente chiaro. È ovvio che già con questa prima intervista noi potremo provare a confutare quella che è la vulgata rispetto a tutta una serie di argomentazioni che sono state utilizzate per il dibattito pubblico sostanzialmente inesistente e che invece da oggi contiamo naturalmente di rialimentare, perché queste sono argomentazioni oggettive e estremamente comprensibili anche per chi non è tecnico. E speriamo proprio di poter riattivare un dibattito pubblico che, lo annunciamo fin da subito, contiamo proprio che possa convergere su un confronto che intendiamo estendere anche al sindaco di Reggio Emilia, alle organizzazioni sindacali datoriali, a cui invitiamo fin d'ora appunto Angelo Tartaglia, in modo che si possa fare un confronto davvero aperto, trasparente e portare finalmente delle posizioni che finora, ahimè, non hanno trovato cittadinanza. Tutto ciò premesso, approfitto per chiedere anche ad Angelo se ci farà avere le slide, perché abbiamo capito che sono di grande qualità e sarà appunto un altro strumento estremamente prezioso per il nostro futuro. Passo alle domande, sono state diverse, credo anche di ottima qualità, ma non c'era dubbio. Allora, la prima domanda la metto subito in sovrimpressione, così potete vederla, e la faccio immediatamente al professore Anna Rita Salsi, che comunque ben conosciamo. Ringraziando il professore, se rimane del tempo ti dico già di sì. La mia domanda è: quanto tempo abbiamo prima del raggiungimento del punto di non ritorno per il clima terrestre e, oltre questo, cosa accadrà? Ottima domanda, direi. A te la parola. Domanda inquietante, perché la risposta, diciamo, formale, ufficiale, è quella che è contenuta nei rapporti dell'IPCC, di questo organismo scientifico che lavora per le Nazioni Unite, il quale ha indicato un termine, una scadenza, diciamo così, al 2030. Quindi tempo ce n'è veramente poco a questo punto. Era visto questo in termini di aumento della temperatura media superficiale del pianeta entro 1,5 gradi. Che cos'è che succede però? Critico sì, ma dopo cos'è? Il disastro, siamo rovinati. Allora, diciamo che non è in realtà prevedibile con qualche dettaglio che cosa succede, è prevedibile che si entra in una dinamica che è quella tipo valanga, per intenderci. Nel sistema climatico, un sistema complesso, ci sono delle condizioni critiche a cui ci si avvicina, in cui sono più parametri che si avvicinano a una condizione critica. Critica vuol dire che basta poco per prendere una strada o quella opposta, in concreto. Quando si arriva vicino a una condizione critica, se si va oltre, è come arrivare appunto in un pendio nevoso alla condizione in cui basta che passi una lepre delle nevi e viene giù una valanga con centinaia di tonnellate di neve, ecco, cose del genere. Dal punto di vista climatico, questo vuol dire avere bruscamente un incremento che è già in atto negli eventi estremi e poi un cambiamento rapido, e la rapidità è il problema maggiore più che il cambiamento in sé, in quello che è la distribuzione delle precipitazioni sul pianeta. Quindi zone intensamente abitate che di punto in bianco, che vuol dire in pochi anni, vengono private dell'acqua, delle precipitazioni, zone intensamente abitate che di punto in bianco vengono allagate. Ora, questo è già stato detto e ridetto come possibilità future e così via. Il punto è che, superata la fase critica, tutto si accelera e il tutto è irreversibile. Irreversibile cosa vuol dire? Vuol dire che per tornare a condizioni più abituali per noi, non è che ci vogliono degli anni, ci vogliono letteralmente dei secoli.
In passato il clima terrestre ha avuto condizioni pesanti, anche molto più calde di oggi, ma tutto avveniva su tempi che c'erano in termini di milioni di anni e centinaia di milioni, migliaia di anni per quanto riguardava le transizioni da una fase all'altra. Noi qui siamo arrivati in fase critica perché la nostra attività, nostra di esseri umani, sta introducendo cambiamenti in pochi anni. Questo è il dramma. Pochi anni non consentono a nessun sistema di adattarsi. Si parla anche in politica, ogni tanto la politica si impadronisce di parole che usa tanto per agitare il vento. La resilienza, si parla tanto di resilienza. Un sistema che ha tempi di trasformazione come questi non è in grado di riprendersi dai colpi che si dà da sé. Quindi è privo di resilienza. Questo è il guaio maggiore. Allora, ci sono diversi interventi, cerchiamo di gestirli tutti perché mi sembrano comunque interessanti e direi davvero che il confronto si è ulteriormente alzato di livello. Grazie anche per questa domanda, ringraziamo Anna Rita. C'è un intervento dei ciclisti urbani che penso che possa rappresentare un punto di partenza anche riguardo proprio al dibattito sull'autovettura nel nostro paese. Quindi lo metto in sovraimpressione e poi chiediamo cosa ne pensa ad Angelo. L'Italia ha un tasso spaventoso di motorizzazione, 663 auto ogni 1.000 abitanti. Siamo i peggiori nell'Unione Europea, da che punto partiamo? Siamo anche il paese dell'Unione Europea con meno ferrovie ogni 100.000 abitanti. Mi permetto di citare un dato, proprio faccio in modo velocissimo, quando a Economia e Commercio a Parma, nella metà degli anni Ottanta, il mio professore di Economia dei Trasporti insisteva sul fatto che l'85% dei trasporti su gomma fosse una percentuale eccessiva, probabilmente avrà poi scoperto, spero appunto che sia ancora in vita, che oggi siamo arrivati a oltre il 91%. Quindi purtroppo quella tendenza che già era perniciosa per il nostro paese non si è fatta invertire. Quindi chiedo a te, Angelo, cosa ne pensi rispetto a questi dati che direi sono piuttosto preoccupanti. Sono altro che preoccupanti e poco giustificati, per non dire ingiustificati, perché quel 63, quasi, cioè in realtà si è 64, arrotondiamo, no, 60, 66 per ogni 100 abitanti. Attenzione che i 100 abitanti includono i neonati e i centenari. Quindi in realtà, se ragioniamo in termini di patenti, non ho fatto il conto, ma secondo me si è sopra un'autovettura per persona patentata. Quindi è insensato tutto questo. Il modello di mobilità connesso è quello dell'uso individuale di un autoveicolo che ha un ingombro, oltre a essere, dal punto di vista ambientale, dare un impatto climatico negativo. Ma attenzione, prima parlavamo di CO2, parlo sempre di CO2, però il trasporto veicolare implica emissioni di polveri, NOx, idrocarburi incombusti e via discorrendo. Allora uno ti dice: sì, ma le facciamo elettriche. Elettriche ho già detto prima. Prima bisognerebbe avere una quantità stabilizzata e via discorrendo, ma il problema relativo per esempio alla congestione e al fatto che le auto fisicamente non ci stanno nelle nostre città, perché questa è la realtà, non è che viene risolto se io le faccio diventare elettriche, il problema rimane. Il modello è irrazionale. Destina una quantità assurda di energia a un settore che è quello della mobilità individuale con gli autoveicoli. Ovviamente, questo è un problema, è un tema certo della politica, è un tema nostro perché la politica ha buon gioco a dire: ma i cittadini vogliono poter andare in giro di qua, di là, avere nuove autostrade, avere questo, avere quello. Quindi ha buon gioco a usare, diciamo, noi come alibi. Poi la politica ha altri fattori che entrano in gioco, per esempio l'opportunità di fare un grande stabilimento che produce supercar elettriche a Reggio Emilia e cose di questo genere, no? Però la strada da seguire dovrebbe essere quella di scoraggiare l'uso individuale dell'autoveicolo, non dico cancellare che altro, ma scoraggiarlo, e quello che resta convertirlo ad elettrico, certamente, per potenziare il trasporto collettivo. Ora, questo sulle ferrovie è già stato sottolineato ed è sacrosanto. Io aggiungo altre opzioni, ma perché in una situazione come questa il modello deve essere sempre quello dell'auto di proprietà? Perché
Perché non dovremmo avere l'auto utilizzabile? Cioè, mi serve un'auto, qualche volta può succedere. Cerchiamo di usarla in più soggetti insieme, car sharing, e in ogni caso la trovo da qualche parte, se c'è il servizio, quando mi serve. Non vedo perché devo in realtà averne una io in più e lo spreco come tale. Questo è di nuovo un tipo di scelta che toccherebbe alle istituzioni promuovere. Poi, tipo di mobilità. Le biciclette, ma in un sacco di casi effettivamente si può andare in giro in bicicletta. Perché no? Perché la cultura fa sì che, almeno adesso forse un po' meno, ma in passato, quando arrivavi finalmente a essere all'onore del mondo, ti ci voleva la macchina. Che figura fai se vai in giro in bici? In passato c'è stata questa cultura, oggi non è più così. La bici oggi viene pensata per il tempo libero, così il turismo anche su due ruote. No, perché non come mezzo di trasporto? Nelle città questo qualcosa si sta facendo, ecco, ma è la strada in cui muoversi. Attenzione, io parlo di biciclette, ho un'antipatia congenita per i monopattini elettrici, devo dirlo. Ma non per altro, perché sono elettrici, ma perché diavolo, soprattutto i giovani che li usano, non devono usare i loro muscoli, devono avere una batteria che poi pone un problema, prima per essere costruita e poi per essere smaltita dopo, per andare in giro con un monopattico, non possono pedalare. Ma questo qualcuno deve dirle però queste cose qui, non è una nuova opportunità e possiamo fabbricare e vendere anche monopattini elettrici dandogli incentivi per comprarli. Perché le biciclette le voglio incentivare, quell'altra forma no. Ultima cosa, ma perché non andiamo anche a piedi un po'? Cioè, nei tempi, nei secoli passati, uno andava da una città all'altra a piedi, salvo che uno fosse un nobile che veniva trasportato su un carro, andava a cavallo. Allora, non è che possiamo fare cose di questo genere. Però io parlo delle città, l'esperienza mia in una città come Torino, ma perché non posso fare uno spostamento che dura mezz'ora a piedi? Ora, il modello a cui eravamo arrivati è se ho la mia destinazione è mezz'ora, tre quarti d'ora a piedi, ma non se ne parla nemmeno, prendo la macchina. Allora direte: no, attenzione, prendo l'autobus, che è già una buona cosa. Ma facciamo un passo in più, perché non ci vado a piedi? Che mi fa pure bene alla salute, visto che uno dei guai attuali, gli americani insegnano, è la diffusione, diciamo, dell'obesità in giro. Per cui effettivamente dobbiamo cambiare decisamente il modello di spostamento. Non ho parlato di merci perché anche lì è l'altro discorso, anche quello, la ferrovia e così via. Invece la politica si concentra sulle linee ad alta velocità specializzate essenzialmente per i passeggeri. Quali passeggeri non importa, le linee secondarie viceversa hanno treni che perdono i pezzi o comunque il servizio non c'è, via discorrendo. È assurdo. Ma è proprio un cambiamento della mentalità in generale di come deve essere gestita la società e in particolare una comunità in un territorio circoscritto di una città, perché al di là dei viaggi che effettivamente si possono fare in autostrada piuttosto che con l'alta velocità, ci sono tanti livelli tanti livelli da affrontare in un tema del genere. Quindi prendendo anche semplicemente il tema circoscritto della città, ecco, andare a piedi. Il punto è che se noi pensiamo di spostarci a piedi da un punto all'altro della città, indipendentemente dal discorso della passeggiata, che ci fa bene, noi sostanzialmente camminiamo nel traffico, rumori assordanti, inquinamento, non troviamo facilmente la piacevolezza, così come ad esempio andare in bicicletta noi a Reggio Emilia, quinto posto, in Italia come città delle biciclette, come città verde, eccetera, in realtà non abbiamo delle piste ciclabili efficienti. Io quando vado al lavoro la mattina mi trovo le macchine parcheggiate sulla mia traiettoria della pista ciclabile, 5 centimetri di pista ciclabile, quindi ok, le macchine che tendono a venirmi addosso, eccetera. Questo per dire che cosa? Che poi alla fine. Allora, ci sono delle imprese, delle decisioni economiche che vengono fatte con la motivazione anche sacrosanta anche di produrre posti di lavoro, perché lavorare è importante, produrre posti di lavoro è importante, ma anche la mobilità pubblica, cioè cambiare proprio anche la mentalità, quindi investire e produrre lavoro in un'altra concezione che non sia quello del creare profitto in aziende che appunto consumano suolo e creano comunque prodotti che non sono finalizzati al benessere della collettività.
ma dirottare gli investimenti, dirottare il lavoro, la produzione, ad esempio nel cambiare una viabilità che adesso incentiva l'uso dell'auto privata, ma che in realtà potrebbe essere, con un grandissimo lavoro, quindi con la creazione di tantissimi posti di lavoro, potrebbe essere completamente modificata a livello tale che potrebbe essere molto più incentivante prendere l'autobus, prendere la bicicletta o andare a piedi e lasciare l'auto a casa. Ecco, anche questa potrebbe essere un'alternativa, quindi c'è proprio un cambio di prospettiva, un modo diverso di vedere il lavoro e anche con l'obiettivo di riappropriarsi della città come luogo da vivere, piuttosto che da affrontare come una giungla tutte le mattine. Sottoscrivo. No? Sì, direi che un bellissimo intervento il tuo, Flora. A me tocca fare un po' il più cupo della situazione e farvi presente che abbiamo circa 5-6 minuti ancora da giocarci. Ci sono diversi interventi. Avrei avuto piacere di fare una bellissima chiosa a fronte di una appunto delle domande che sono uscite. Vedo se resta tempo. Ce n'era anche una più personale che magari appunto di affrontare soltanto se resterà tempo, però diceva Lorenzo ad Angelo che rapporto lavorativo di studio hai con Luca Mercalli, vediamo di congelarla perché in realtà ci sono diversi interventi che credo siano interessanti, ne metto assieme due se siete d'accordo perché in fondo si collegano alle osservazioni che ha fatto anche ora e quindi provo a condividere intanto l'intervento che ha fatto sempre Lorenzo dove vediamo male dal suo punto di vista il piano nazionale di ripresa e resilienza, Ministero della Transizione Ecologica, quante persone tecnici e altro sanno, vogliono sapere queste cose, il tema appunto della cultura dello specialista e della difficoltà anche appunto di condividere le informazioni credo che sia appunto estremamente interessante ricordare appunto quanto il potere sia nelle mani dei tecnici che però alla fine non fanno probabilmente l'interesse di cittadini e cittadini. Anche Silvia sottolineava, e credo sia un'affermazione assolutamente condivisibile, che il tema principale sia proprio il fatto che la maggior parte delle persone guarda l'interesse immediato in modo miope, senza un minimo di sguardo sul futuro. Proverei, se siete d'accordo invece, a leggervi anche gli ultimi due o tre interventi, perché anche questi si collegavano a alcune osservazioni che sono state fatte anche nell'ultima risposta, anche da Flora nelle sue considerazioni finali. Vedo se riesco a metterla assieme con una logica, se non ci riesco naturalmente chiedo aiuto. Da parte dei ciclisti urbani c'era un'altra osservazione legata al tema del lavoro e legata meno male appunto al tema della mobilità come problema di ordine pubblico, oso dire. E cioè, come arriveranno alla mega fabbrica di Silk, se appunto questo accadrà, 1500 lavoratori, ci sono soluzioni di mitigazione? A me mi viene da dire, magari leggo anche gli altri interventi, facciamo fare un po' di sintesi ad Angelo, e per ora c'è un casello, punto. Abbiamo Magda che chiede perché un comune può decidere sull'uso del suolo della città e non c'è una legge statale. Anche questo può essere un tema interessante. In realtà ci sono delle questioni che hanno normative di carattere più ampio, come quelle regionali. In questa vicenda è stato molto attivo il governatore e non apre assolutamente questa finestra dell'Emilia-Romagna Bonaccini. I ciclisti urbani osservano naturalmente la possibilità di investire sul car sharing, o meglio sul carpooling. In un altro intervento di temporale in mobilità Reggio Emilia, insistere sul fatto che non si è pensato di uno scalo ferroviario, traffico sarà sia per la forza sia per l'impianto auto sarà basato sulla gomma e proverei ci sono altri interventi diciamo tecnici che però non dicono nulla di nuovo quindi mi permettono tanto di cassarli quanto di osservare che più o meno abbiamo già affrontato queste questioni. A me Angelo ne chiedete un po' appunto una conclusione rispetto anche a questi interventi, viene da dire a supporto e magari a ulteriore spinta del contento che sento proprio personalmente a me questo, lo faccio piangere il cuore, che la politica continua a essere molto al traino dell'economia, a considerare l'economia addirittura anche un ruolo di benefattore. Anche in una vicenda come questa, l'atteggiamento appunto di Presidente della Romagna, sindaco in generale della politica, è stato quello proprio di stendere il tappeto rosso, parlando tra l'altro della Cina, si può fare abbastanza shock, ma il punto vero è, ci si è chiesti
non soltanto quali conseguenze potrebbero esserci, ma se questa è la soluzione giusta per un territorio, per una collettività. Dobbiamo essere sempre al traino dell'economia per stabilire delle soluzioni per essere nelle mani della politica. Non abbiamo ritenuto che il ruolo della politica dovrebbe essere solo più assertivo, anche di governo, indirizzo di fenomeni che ormai ci sfuggono completamente e rischiano di comportare delle grosse conseguenze proprio sui territori. Ecco, io sento personalmente, ma naturalmente lascio anche a fare dei commenti su questi interventi, che questa carenza, questa assenza è oggi il vero nodo. E sentire parole come ripartenza, come necessità appunto di ripartire con l'economia è proprio una tragedia. A te la parola magari per qualche minuto, se Sono un commento abbastanza veloce. Il problema è che anche a livello di decisioni, nell'ambito decisionale, il dominio è dato all'immediato. Uno, in termini di tempo. Due, attenzione, la struttura sociale conta, cioè qualunque cambiamento che a naso venga percepito con qualcosa che mette in dubbio la gerarchia sociale esistente, viene rifiutato. Questo riguarda le organizzazioni datoriali prevalentemente, o il mondo della finanza, ma anche chi li rappresenta nelle istituzioni. Per cui si preferisce inseguire le favole e cercare le soluzioni mitiche, tecnologiche che non esistono. Ora, al riguardo, un'osservazione anche questa: come mai anche a livello di tecnici, anche nei ministeri, queste cose le sanno o non le sanno? Eh sì, attenzione, la scienza, io faccio una distinzione, se applica i suoi strumenti, arriva alle conclusioni che abbiamo già illustrato prima sul fatto che il sistema è insostenibile, questa economia è insostenibile, punto, e che il rischio è notevolissimo. La tecnica vede più corto, il tecnico, ragionando più o meno come fa un imprenditore, se hai la possibilità di vederti finanziare un progetto di ricerca da qualcuno che vuole fare la supercar elettrica, dice: caspita, io mi metto lì e progetto la supercar elettrica. Oppure, che ne so, qualche nuova forma di informatizzazione, ah, caspita, mi pagano per farlo, perché no? È anche la stessa storia di prima. Sì, applico strumenti scientifici, ma a corto termine, cosa succede dopo non mi interessa. Questo è il guaio. Oggi come oggi bisogna fare emergere questa storia, cioè questo approccio politico-economico è un approccio del presente che uccide letteralmente il futuro. Il futuro che viene ucciso dal presente, nel modo come siamo organizzati per vivere, non è un futuro remoto che ma vedremo, è il futuro dei ragazzi che vediamo intorno a noi in questo momento. Questo è quello che bisogna chiedere e rinfacciare, se vogliamo, a coloro che assumono decisioni. Spiegami questo. Ora, se ti vengono a dire: ah, ma io ho creato i posti di lavoro, quindi mio figlio avrà tante possibilità. Sì, tuo figlio in che mondo vivrà grazie ai posti di lavoro che tu dici di aver creato adesso? Scientificamente te lo posso dire, non è il mago che dice che prevede la sciagura o le carte che ti dicono: ah, no, qui c'è l'impiccato, qui c'è. No. Qui è la scienza che te lo dice. Allora, o mi dici, come a lungo è stato detto, non è vero niente, sono tutte storie. Ora non osano più tanto dirlo perché è evidente che è vero. Allora devi essere coerente. La coerenza non fa parte del mondo politico, però, no? Nel senso che pressioni a breve termine, dichiarazioni a lungo termine, dichiarazioni mirabolanti e pratiche presenti che uccidono il futuro dei nostri figli, nipoti, eccetera. Bene, io non so cosa dire, devo ringraziare. Devo ringraziare, direi che siccome sono arrivate, siamo arrivate alle 19:35, Francesco, dici chiudiamo, no? Sì, Cosa dici? credo di sì. Allora, professor Tartaglia, io la ringrazio. Ovviamente quello che volevamo fare era appunto cercare di creare una maggiore consapevolezza su un tema, una visione un po' più complessa. Quindi non parlare soltanto di tecnologia tout court, di impresa tout court, di Motor Valley tout court, cercare anche di capire, far capire a chi ci ascolta che cos'è che c'è in gioco quando si parla effettivamente di stravolgimento di un territorio, ancora oggi nel 2021 con l'emergenza climatica che, come diceva lei, cioè, ormai è innegabile, non c'è più bisogno neanche di fare i negazionisti. E,
e quanto sia importante effettivamente avere una visione più lungimirante anche sulle future generazioni, perché ricordo una frase che è stata detta forse qualche giorno fa. Mi si diceva: adesso noi possiamo dire che ci troviamo in una situazione molto ostica, ma forse i nostri predecessori non avevano contezza di quello a cui si andava incontro e non possiamo neanche, ecco, fargliene una colpa più di tanto. I nostri figli, chi verrà dopo, le nuove generazioni, invece avranno consapevolezza che noi sapevamo e non abbiamo fatto nulla. E quindi forse di questo ci dobbiamo far effettivamente carico. Per cui, niente, io direi che. Sì, ricordo Francesco, vedo che rialza il suo libro Clima, che sì, de deve essere una delle Bibbie da tenere sul comodino prima di andare a dormire, non per fare brutti sogni, ma insomma per avere consapevolezza. E ringraziando sia lei che Francesco, direi che rimandiamo anche a dei prossimi incontri, perché questa è stata soltanto una prima di una serie di interviste su questi temi, su questo tema, per cui ci rivedremo sicuramente, per cui ecco, anche se chiudiamo, insomma, il dibattito continua. Ringrazio Grazie Francesco, ringrazio il professor Tartaglia, ringrazio chi ci ha a voi. seguito. E auguro una buona Grazie. serata. Grazie davvero. Grazie davvero, a presto allora. Grazie ancora. Arrivederci. Grazie.